E bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Come potete vedere sono nel menu. Perché mentre ero qui, queste tonalità, queste note mi hanno ricordato le note quasi di Life is Strange. Però non della colonna sonora principale, mi sa forse anche lì del main theme del menu. O comunque, non lo so, però mi ricorda delle tonalità di Life is Strange. Adesso riprendiamo. Però cavolo, non lo so. Eppure hanno una certa tonalità di già sentito, ma non nel senso negativo, chiaramente. Allora, ci siamo lasciati. Oh, oh, oh. Qua da dove siamo arrivati? Qua a destra si può rompere. Bella l'idea della lucciola questa qua. Ok, bellissima, bellissima. La ce n'è un'altra a sinistra. Ah, perché si spaventa, tra virgolette, o comunque si toglie. Quando tu sbatti a terra, no? Ok, ho capito. No, non me l'ha preso. No, perché non mi ha preso la X? Sì, la X, la A. Forse la potevate anche sentire voi, talmente. Talmente forte la premo, tra virgolette, insomma, non è che spacco il joystick. Ok, mi piace ogni volta che vedo questi enigmi qua, mi illumino perché mi piacciono tantissimo a me gli enigmi da risolvere, scusate. Ok, allora, beh, ormai abbiamo capito, destra e sinistra, e tra l'altro, l'illuminazione, ragazzi. Avevo intuito, però mi è venuto diciamo, la conferma. Vi ricordate quelle figure negli scorsi episodi, molto simili a queste, ma che in realtà raffiguravano, erano tipo dei disegni quasi, e vedevate, scusate, ma e vedevate dei pallini sotto da racchiudere. Ecco, quelle figure lì erano, una era questa. Tra l'altro, e l'altra era la tartaruga, quelle che vedevamo praticamente con appunto il simbolo della tartaruga sotto le palline. Quindi c'è questa qua adesso, non mi ricordo quale altra figura ci fosse, ma magari può far capire quanto verso la fine stiamo arrivando. Allora, andiamo a destra e poi dovremo andare a sinistra. Vediamo intanto qui come si sviluppa. Vediamo dal basso, tanto è un enigma da risolvere, ragazzi, quindi so già che non c'è una strada che non devi fare. Prima o poi devi andarci. Ok, quindi questo potrebbe essere l'atterraggio, o forse no. Ok, allora proviamo a vedere dall'alto. Ok, mi stanno. Ogni volta mi vibra quando mi avvicino, forse. Ok.
Ok, ci sono delle farfalle. Capiamo un attimo se sopra la cupola o da qualche altra parte qui a destra. Perché qui escono. Ah, non si può proprio andare. Ok, allora proviamo. Ah, cavolo. D'altronde, dove erano posizionate? Perché non mi fa fare il guizzo più in alto? Ah, forse devo farlo. Devo aiutarmi io. Devo aiutarmi io. Allora, vediamo a destra cosa ci troviamo. Cavolo, aspettate, aspettate. Sono andato troppo di fretta. Ah! Io volevo tornare giù. Ah, hai capito te. Volevo vedere qua a sinistra se c'era qualcosa. No. Ragazzi, se iniziano questi enigmi, siamo messi bene, eh? Ve lo dico. Perché questi qua a me divertono tantissimo. Io avevo intitolato un altro episodio sottosopra, perché avevo visto appunto le strutture sottosopra. Ma credo che più di questo momento. O no? Questo avrebbe avuto più senso a chiamarsi sottosopra. No. Ah, ok, per un attimo credevo. Ah, ah, ah. Stupendo. Bello, fluido, lineare. Allora, ah, ah, qua è chiuso. Ok, allora da destra è da dove siamo arrivati, no? Sì. No, perché altrimenti ci saremmo andati. Vediamo cosa c'è. Ok. Niente di più. Qua è chiuso. È questo l'episodio da chiamare sottosopra, ragazzi. Assolutamente. E sono caduto giù. Ah, ah, sì, giustamente. Devo finirci nel sottosopra, però. No, Stranger Things. Vediamo se con un guizzo basta. E basta. Devo fare la cupola. Ah, 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 ah. Now I understand. Andiamo a recuperare le farfalle. Dai, fantastico. Ah, mica. Credevo che su quei puntoni sarebbe fatta male. Comunque quella luna in sottofondo è bellissima. Dunque, qua ci ha messo esattamente sulla punta, di conseguenza noi siamo arrivati da sinistra. Eccolo qua, e ora andiamo a sinistra, o meglio. Nel prossimo episodio andremo a sinistra. Quindi, grazie ragazzi per avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video.